Ciao a tutti! Siccome per cena volevo preparare pollo e patate in padella e c'ho Marco che sta a casa, gli ho detto perché non ci facciamo un bel video? Facciamo vedere come lo preparo io di solito. È uno dei miei secondi piatti preferiti. Insomma, siamo passati da giriamo un video per fare la ricetta, siccome facciamo cena giriamo il video, è il contrario. Vabbè, dai, approfittiamo. Certo, sì, uniamo l'utile al dilettevole. Esatto, così. Esatto. Allora, cosa ci serve? Innanzitutto ci serve il pollo a pezzi, questo qua. È circa 1,2 kg, 1,3 kg di pollo a pezzi. Poi ci servono le patate, più o meno lo stesso peso del pollo, poi ci serve un bel po' di rosmarino, l'aglio e un po' di vino bianco. Poi serve olio e sale anche. Olio e sale, vabbè, quanto basta, quelle sono le classiche cose che si scrivono, quanto basta. Cubi. Cominciamo? Quando andate dal macellaio oppure andate al supermercato, spesso trovate il pollo già a pezzi, come quello che ho preso io. Capita spesso, come in questo caso, che ci sono dei residui di piumaggi, insomma. Questa parte qua va eliminata prima di mettere il pollo in padella. Come si fa? Facile, perché con un coltello togliamo le ultime piumette rimaste, anche queste parti qua. Poi, fatto questo lavoro, passiamo il pollo sopra la fiamma, che brucia tutta la pelurietta, questa pelurietta qui che non riesce ad andare via. Ok? Quindi che faccio? Tolgo la griglia, accendo la fiamma e senza bruciarmi passo il pollo sopra. E si brucia tutta la pelurietta. Quando fate questa operazione aprite le finestre perché c'è un cattivo odore di peli bruciati. Vedete come si pulisce per bene? Quasi sempre non c'è bisogno di fare questo passaggio, perché trovate il pollo già bello che è pulito. Però se vi accorgete, come nel mio caso, che ci stanno queste piumette, ci si mette un attimo. Mi è venuta in mente questa domanda: se qualcuno non ha più il fornello a gas, non ha più il fuoco perché ha messo l'induzione, come fa a fare questa operazione? Ma te faccio, aspetta. E l'accendino. È uguale. Ah, ok, si bruciacchiano i peli. Perfetto. Grazie della delucidazione. Allora, questo passaggio l'abbiamo fatto. E abbiamo il nostro pollo di circa 1 kg, 1,2 kg pronto da mettere in padella. Quindi che facciamo? Prendiamo una bella casseruola. Eccola qua. Mettiamo un po' d'olio. Sistemiamo all'interno il pollo. Poi mettiamo un paio di rametti di rosmarino interi, così. Proprio dentro, così, dentro la pentola. E un paio di spicchi d'aglio, anche questi interi e vestiti, perché dopo questi odori li andiamo a togliere. E accendiamo. Adesso aspetto che si rosola un po' da una parte e poi giro tutto. Girare e faccio rosolare anche dall'altra. Già si comincia a sentire un buon profumo di rosmarino e aglio. Rosmarino e aglio. Sto facendo rosolare per bene da tutti i lati. Poi aggiungiamo il vino, lo facciamo sfumare, chiudiamo col coperchio e lo lasciamo cuocere. Ok, possiamo aggiungere il vino. Più o meno mezzo bicchiere. L'ho lasciato sfumare un attimo, adesso copriamo col coperchio e facciamo cuocere per una mezz'oretta circa, girandolo ogni tanto, cioè controlliamolo. Se vediamo che si attacca, tende un pochettino ad attaccasse, o ci aggiungiamo un po' d'acqua oppure ci rimettiamo un pochino di vino.
Mentre il pollo cuoce, adesso ci occupiamo delle patate. Io considero sempre più o meno lo stesso peso del pollo, per fare una cosa equilibrata. Vuoi un pochetto più di patate tu? No, va bene, un chilo, va bene, dai. Quindi le sbucciamo. Vabbè, noi queste qua le dosi sono per 4 persone naturalmente, non è che ci mangiamo un chilo di patate e un chilo di pollo. Lo rimangiamo domani, ti dispiace? come al solito. Vabbè, sbucciamo le patate. Qua per farli in padella con il pollo vanno bene tutti i tipi di patate, sia quelle rosse che quelle gialle, quindi quelle che ci avete a casa. C'erano dei giorni, allora il giovedì quando lavoravo su da mamma, all'agriturismo da mamma, facevamo gli gnocchi. Io non uso il pelapatate ma il coltello per sbucciare le patate perché sono più veloce. Praticamente il giovedì facevamo gli gnocchi e pulivamo pure una cassetta di patate, ma quanto pesa una cassetta? 25 kg? Ok. E quindi ci mettevamo là sedute, col coltello, io ci mettevo un attimo a pelare una patata. Col pelapatate, non lo so, ci metto di più. Vabbè, è una questione d'abitudine. Quanti gnocchi abbiamo fatto, mamma mia. Poi li condivamo o col ragù, quello che facciamo noi, che si chiama il ragù delle ovatte, che è un ragù ricco che si serviva con le tagliatelle, con i maccheroni, il giorno della mietitura. L'ovatte è proprio il giorno in cui si batteva il grano, si mieteva. Oppure con un sugo ai formaggi che faceva mamma, che pure era buonissimo. Diamo una girata al pollo. Io ci aggiungo un pochettino d'acqua e copro col coperchio. Queste le lavo e le taglio a pezzi, a cubetti, né grandi né piccoli. Ok, a questo punto avevo messo il sale, ma Marco non l'ha ripreso. Quindi ricordatevi, quando il pollo è quasi cotto, aggiungete il sale. Per gli ultimi 5-10 minuti di cottura, metto il coperchio leggermente aperto. In questo modo l'acqua che avevamo aggiunto evapora e questo si asciuga. E lo faccio finire di cuocere e rosolare. Fai vedere come si è rosolato per bene. Oh, questo è proprio il classico odore del pollo in padella. Sì, eh. Allora, adesso spegniamo. E lo togliamo dalla padella. Allora, tolgo sia il pollo che gli odori. Però lascio l'olio sotto. Ah. E ci cucino le patate. Si insaporiscono per bene. Hai capito? Dove sta la finezza? Perché è buono sto pollo in padella. Ma poi alla fine ripassi tutti insieme un attimo. Dopo alla fine faccio insaporire tutto quanto insieme. Finisco di togliere tutti gli odori perché sennò si bruciano. E ci metto le patate. Riaccendo. Poi aggiungo rosmarino, però in questo caso lo spezzetto, perché ce lo voglio lasciare. E l'aglio. Un'altra volta. Ci dobbiamo baciare? No. No. Non questa sera, diciamo. E le faccio cuocere così. Che si insaporiscono per bene e rimangono belle croccanti. L'aglio pure lo metto in questo caso pulito e spezzettato. Una bella mescolata e le faccio cuocere. Adesso le lascio cuocere per un quarto d'ora circa, poi dipende da quanto fate grandi i pezzetti delle patate. Più sono piccoline, più cucinano in fretta, più sono grosse, più impiegano di più. E le faccio prima rosolare per bene, come ho fatto col pollo, e poi copro col coperchio, faccio finire di cuocere. Come si controlla? Con la forchetta? Sì, dopo con la forchetta prendete un pezzetto, impizzate, se si impizza sono cotte. Allora, molti fanno il pollo con le patate in padella e mettono tutto insieme. O meglio, mettono prima il pollo, fanno cuocere un quarto d'ora e poi aggiungono le patate. Ci ho provato anch'io, però questa cosa non...
Le patate vengono un pochettino troppo morbide, a me invece mi piacciono belle rosolate, quindi preferisco cuocerle separatamente e poi unisco alla fine tutto quanto per farle insaporire. In questo modo viene rosolato il pollo e vengono rosolate le patate. Mettiamo il sale? Come avete visto, non ho aggiunto l'olio per cuocere le patate, sto utilizzando praticamente l'olio di cottura del pollo e il grasso che ha rilasciato appunto il pollo, così vengono belle saporite. Tanto è sufficiente, eh? Poi se vedete che si attaccano anche le patate, ci mettete un pochettino d'acqua. Chiudiamo col coperchio e facciamo cuocere ancora 10-15 minuti. Ogni tanto gli do una mescolata. Mentre le patate cuociono, intanto vi do qualche idea in più. Allora, io lo faccio semplice così, però si può arricchire anche con della cipolla. Che ne so, quando le patate sono quasi cotte, ci mettete le cipolle tagliate non tanto sottili. Ok, anche la cipolla rossa che dà un bel tocco di colore. Lo insaporisce ancora di più, insomma potete aggiungere la cipolla. Oppure anche i peperoni, no? Secondo te non ci stanno bene pollo i peperoni? Pollo e peperoni, buonissimo. Potete fare pollo, patate e peperoni, cioè fa proprio una roba, un contorno più ricco. Un'altra cosa, se a qualcuno non piace l'aglio, potete o non metterlo, oppure sostituirlo con lo scalogno. Oppure se volete dare un tocco più di odori, soprattutto al pollo, potete aggiungere qualche foglia d'alloro. Mamma ad esempio ce lo mette sempre, io so pigra, non ce lo metto. Ah, un'altra variante che mi è venuta in mente a me è le olive nere. Se può fare pure il pollo con le olive nere, sì. Sì, olive nere, perché le verdi che gli manca? No, niente, però si fa olive nere. A me olive verdi, mettete quelle verdi e nere. Ok, scusate, non volevo... Ci avevamo messo il sale sulle patate? Sì, ce l'avevi messo. Ok, sicuro? Sicuro al 100% ce l'hai messo. E se qualcuno ci vuole mettere il peperoncino, ci sta bene? Beh, perché no? Poi piccando. Siamo partiti con la ricetta di pollo e patate. Siamo andati a finire al pollo alla diavola. Sì, ok, non ci allarghiamo troppo. Guarda che figata, Marco, che vedi? Vedi come si rosolano bene le patate? Aspetta che faccio vedere. Guarda. Cinque minuti e sono pronte. Secondo me sono pronte. Ci siamo? Direi di sì. Facciamo la prova. Si infilzano bene? Sì, direi di sì. Siamo, sì. Sono cotte. Adesso? Vabbè, se qualcuno però gli piace più rosolate, può fare. Potete far cuocere un pochettino di più, eh. Io adesso gli ultimi minuti veramente ci riaggiungo il pollo e li lascio insaporire insieme. Ok, a questo punto tuffiamo dentro il pollo e non ci perdiamo sto grassetto che sta qua. Ancora non so, 3-4 minuti, anche 5. Ok, ci siamo, io spengo. Pronto. E questo si porta in tavola così. In padella. Con tutta la padella. L'assaggio faccio direttamente da qua. Eh certo, se è pollo e patate in padella. Si assaggia in padella. Si assaggia in padella, io assaggerei una patatella, così fa pure rima. Vediamo. Scotta. Buona? Sta bene di sale? Giusto. Per un pezzetto di... Molto buono. Molto brava.
Ok, spero che questo video vi sia piaciuto, che la ricetta possa esservi utile, anche se veramente semplice, le ricette di una volta, che però insomma risolvono, spesso Esatto, eh risolvono. sì. Quindi se vi è piaciuto il video, mi raccomando un bel like, condividete, se lo fate scrivetemi, mandatemi le foto, se avete suggerimenti scriveteli sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima ricetta. Ciao!